Ben ritrovati dal TG di Primiero. In questo appuntamento vi parliamo di lavoro nei boschi, di passione per i cavalli con l'evento Bosca Vai ai Mer e ancora di un convegno che si è tenuto a Primiero con gioco e giocattoli protagonisti e poi delle premiazioni fisi con Simoncelli sul podio. Ma apriamo questo TG con Scommesse Impertinenti, un progetto singolare che ha visto anche un concorso e molti premiati. Vediamo di che cosa si tratta nel primo servizio. Premiazione finale nei giorni scorsi in comunità dei vincitori del concorso InfoET dipende da te. Si tratta di una delle molte iniziative che rientrano nel progetto Scommesse Impertinenti che la comunità di Primiero ha avviato per promuovere stili di vita sani, cultura della legalità e rispetto delle normative. Il progetto è stato realizzato in sinergia con le amministrazioni comunali, la polizia locale, il centro Le Reti, le scuole di Primiero, la PSS Distretto Sanitario Est Primiero, il centro studi APCAT Trentino, l'ACAT di Primiero, la PDP, le forze dell'ordine, in questo caso Carabinieri, Guardia di Finanza e il decanato di Primiero. Il concorso, bandito nel mese di aprile 2013, è stato finalizzato alla realizzazione di un cartello informativo di divieto da esporre nei locali pubblici e nei negozi per aiutare giovani, adulti ed esercenti a rispettare la normativa vigente in materia di somministrazione di alcol. Gli elaborati, consegnati entro la data prevista del 4 maggio scorso, sono stati complessivamente 61, di cui 58 presentati dai singoli e 3 dai gruppi. Per la categoria gruppi si è classificato al primo posto la classe terza meccanica dell'ENAIP Primiero con Matteo Gobber, Mirko Bottegal e Daniel De Giacometti. Per la categoria singoli si sono classificati Irene Scalet, al primo anno dell'Istituto Tecnologico Comprensivo Primiero, Davide Faoro, del secondo anno economico Istituto Comprensivo Primiero, e Laura Giacomelli, sempre del secondo economico dell'Istituto di Primiero. Il disegno vincitore assoluto è quello di Irene Scalet. Il suo logo servirà per realizzare il manifesto da affiggere nei luoghi pubblici con la motivazione «Rompi la bottiglia, non romperti la vita». Allora, il progetto è partito su stimolazione dei comuni che hanno chiesto alla polizia locale un maggior controllo e un maggior rispetto della legge 19 del 2010 che prevede appunto il divieto di somministrazione d'alcolici ai minori di 18 anni e la vendita e la somministrazione da parte degli esercenti. Il comandante della polizia, il dottor Valenti, ha portato questa tematica alla mia attenzione dicendo lavoriamo per favorire una cultura di prevenzione, una cultura che preveda un cambiamento e una maggior consapevolezza delle conseguenze di certi comportamenti. Nel mese di aprile, mese individuato dall'azienda sanitaria come mese di prevenzione all'alcol, sono state realizzate 3 serate rivolte, una alla cittadinanza per la presentazione di questo progetto pluriennale, dove le azioni della primavera 2013 sono un primo passo, una serata rivolta in modo particolare ai genitori, agli educatori presso il polo scolastico di Canal San Bovo e una serata e un momento d'incontro invece con i giovani per riflettere sul fatto che si può far festa, si può incontrarsi al bar, ma non necessariamente consumando bevande alcoliche. Poi l'altra azione importante è stata il concorso rivolto a tutte le scuole del territorio, concorso che intitolato Info dipende da te, che con l'obiettivo proprio di realizzare un logo che rappresentasse la legge 19 e venisse poi utilizzato su tutti i locali, gli esercizi pubblici, bar, negozi, per ricordare alla comunità di Primiero questa legge, che non è tanto un divieto, ma è un invito a vivere meglio la propria vita. È stata interessante la risposta che i giovani hanno dato alla presentazione del progetto, in quanto hanno partecipato molto attivamente. Basta dire che al concorso stesso hanno presentato 61 elaborati e quindi è andato oltre ogni migliore aspettativa. E soprattutto quello che è stato interessante sono state le domande che sono state poste durante la discussione a scuola circa l'uso e l'abuso dell'alcol da parte dei ragazzi. Ed ora andiamo di Mer per parlarvi dell'evento Bosca Vai con boscaioli e appassionati di cavalli protagonisti. Vediamo di che cosa si tratta. Lavoro andato ormai, quelli. Finita con i cavalli. Così per sport adesso si fa. La Bosca Vai, unico. Tante fatiche,
I lavori? Qua le menarle pure, come una volta. Qua le menaroli. E la cubiava. Quella che ti vedi là, lei la cubiava, le pure. Il ferro là davanti si chiama cubia. E per quel che le veniste il nome cubiava le pure. Per tutta la valle. La era i commercianti e ti devi tirare il legname a strada. Oh, adesso tutto mezzo i meccanici e pescanti che viaggiano. Ma i cavalli. L'evento Boscavail è molto importante per il comune Imer. Ecco perché nel lontano 1800 i nostri uomini facevano il commercio del legname tramite il torrente Cismon, andavano fino a Venezia e poi mano a mano hanno preso gli animali, i cavalli, i boschieri con la motosega non c'erano, c'era ancora il siegone vecchio, questi anni. Nasce perché come tutta la valle di, in tutta la Valle di Primiero noi abbiamo ancora le uniche segherie che valorizzano e lavorano il legname e le bore soprattutto, perciò noi come comune Imer abbiamo avuto l'idea di farglielo, sta gara tra boschieri e con i cavalli che tira il tronco. Boscavail è un avvenimento importante per l'associazione Cavalli perché intanto è nata dai nostri associati con la collaborazione del comune e di tutte le associazioni. E noi, nella nostra realtà, il cavallo veniva adoperato nei lavori agricoli e boschivi. La nostra tradizione non è da trekking, da sella e perciò da noi il cavallo viene ancora adoperato per i lavori agricoli, quello che si può fare, e per le attività turistiche. I cavalli in Primiero negli ultimi anni sono calati notevolmente, proprio per il discorso che non vengono più utilizzati nel lavoro. Pochissime realtà hanno la possibilità di farlo col turista, con la carrozza e così. E il bosco, a causa di tutta la meccanizzazione, si è perso tantissimo, solo in posti difficilissimi viene ancora usato il cavallo. Per tutte le informazioni sull'evento Boscavail potete trovare sul sito internet imereventi.it. Ed ora nel prossimo servizio vi parliamo di gioco e di giocattoli grazie ad un convegno che si è tenuto nelle settimane scorse proprio a Primiero. Internet, giochi virtuali e tecnologia troppo spesso spengono la fantasia dei più piccoli. I bambini nati negli anni 2000 infatti giocano molto di meno con i loro coetanei rispetto a quelli di una o due generazioni precedenti. Sono sempre più impegnati in attività organizzate dagli adulti e il cosiddetto tempo libero non esiste più. Il gioco libero e spontaneo in strada e nei cortili è quasi scomparso e con esso fantasia e creatività. Come giocano oggi i bambini a casa e a scuola e con quali giocattoli, come l'adulto si pone nei confronti del gioco, sia genitore che insegnanti, e quali capacità di entrambi di giocare con i propri figli oppure gli alunni. Sono solo alcuni degli interrogativi a cui hanno cercato di rispondere nel convegno di Primiero organizzato dalla Bottega dell'Arte dedicato al gioco e dai giocattoli. Tra i molti relatori anche il mastro giocattolaio, come ama definirsi, Roberto Papetti di Ravenna, che lavora con i bambini da più di 30 anni costruendo migliaia di giocattoli. Una giornata quindi interamente dedicata agli approfondimenti sul gioco, non solo per insegnanti ed educatori in genere, ma anche per genitori direttamente coinvolti nelle scelte migliori di giochi e giocattoli per i propri figli, ma sempre più disorientati e a disagio in quest'era digitale. È davvero tutto anche per questo appuntamento. Come al solito un ringraziamento al nostro cameraman Stefano Marletta, ad Ariana e Maria Cristina per la post-produzione e a Gianangelo Pistoia per il coordinamento. Vi lascio con l'ultimo servizio dedicato alle premiazioni Fisi. Noi ci rivediamo tra 15 giorni. Buona settimana! Gli sport invernali sono da sempre un eccezionale veicolo promozionale per il turismo delle nostre valli e la provincia ha l'obbligo di essere particolarmente vicina a questo movimento strategico. Lo è stata in questi anni e lo sarà anche in futuro. Lo ha confermato a Primiero l'assessore provinciale Tiziano Mellarini alla festa dello sci 2013 organizzata quest'anno dal Comitato Trentino presieduto da Angelo Dalpez presso l'auditorium di Transacqua. Risultati alla mano, il presidente Fisi Dalpez ha sfoderato i numeri di una stagione memorabile nella
quale gli sciatori trentini hanno ottenuto 2 podi ai campionati mondiali, 3 vittorie ai mondiali giovanili, 6 podi ai mondiali giovanili, 9 podi in Coppa del Mondo e 2 vittorie in Coppa del Mondo. Ai campionati italiani di specialità il comitato trentino ha collezionato complessivamente 93 medaglie, delle quali 29 nello sci di fondo, 13 nello sci alpino, 19 nel salto e la combinata nordica, 16 nello snowboard, 11 nello sci alpino, 2 nel freestyle, 2 nello sci d'erba, 1 nello slittino. Fra queste ben 26 sono risultate del colore più prezioso. Nelle varie specialità 6 titoli sono giunti dallo sci di fondo, 5 dallo sci alpino, 3 dallo snowboard, 6 dal salto e combinata nordica, 5 dallo sci alpino, 3 dallo snowboard e 1 dallo sci d'erba. Assegnato come da tradizione il premio atleta dell'anno a Davide Simoncelli, il forte gigantista di Lizzana, alfiere delle fiamme oro di Moena. Simoncelli è reduce da una stagione difficile. Tra le molte medaglie assegnate, per quanto riguarda gli azzurri trentini, è stata un'eccellente stagione per Ilaria De Bertolis nello sci di fondo, in particolare con il 5° posto nel team sprint ai mondiali della Val di Fiemme, e poi per Mattia Pellegrin, Gaia Vuerich e Veronica Cavallar.